Giovanni predica l'attenzione al prossimo. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo. E andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Le folle lo interrogavano. Che cosa dobbiamo fare? Rispondeva: chi ha due tuniche, ne dia a chi non ne ha. E chi ha da mangiare, faccia altrettanto. Giovanni prepara la strada che inaugura i tempi nuovi promessi da Dio e predica l'attenzione al prossimo, un'attenzione che richiede di superare l'accentramento su se stessi e rivolgere lo sguardo verso chi ha bisogno, verso le necessità altrui. Anche in questo Giovanni precursore di Cristo, anticipando il comandamento dell'amore all'altro, che ritroveremo in Gesù. Solo praticando la carità, la tolleranza e la misericordia, possiamo andare incontro a Dio, attraversando le necessità degli altri come fossero le nostre, superando il nostro egoismo, soprattutto in un momento storico come quello attuale, cui l'individualismo è sempre più il protagonista delle nostre vite. Dobbiamo perciò andare in mezzo e con la gente, portando la parola di Dio attraverso azioni concrete, dedicando più tempo a chi ha bisogno e la nostra vita alla cura di chi necessita di maggiori attenzioni. Pianeremo e prepareremo la strada a Gesù, così come ha fatto Giovanni, se saremo capaci di riempire i vuoti che impediscono di incontrare Dio. Preghiamo. Esultio Padre la tua Chiesa, nutrita alla cena dell'agnello. Conosca l'autore della sua rinascita, Cristo tuo Figlio, che la parola del precursore annunziò presente in mezzo agli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.